sempre amato disegnare fin dall'asilo, quindi diciamo che la passione e l'amore per i colori e per tutto quanto quello che è il disegno viene proprio dall'infanzia, ecco. Ho sviluppato sicuramente un amore e una passione anche per quello che è la storia dell'arte, quindi per varie tecniche che comprendono, diciamo, dalla pittura, quadri a olio, all'illustrazione, a fumetti, bozzetti, chine, per poi approcciarmi con l'andare del tempo a quello che è stato un percorso più, diciamo, tecnico, in quanto ho studiato all'ISIA, l'Università, diciamo, di Faenza, il design industriale e progettazione, nella quale ho seguito corso di automotive design, che mi ha aperto un pochino le strade, diciamo, e la mente nei confronti di tutto ciò che è invece carrozzeria, e quindi mezzi di trasporto, veicoli in genere. Una delle tecniche che ho messo a punto nei primi anni di professionalità del settore e diciamo che sto continuando a sviluppare in maniera sempre più a tutto tondo, diciamo, è il 3D. Il 3D che in realtà non è concepito come quello che si può normalmente pensare. È un tipo particolare di verniciatura che rimane a rilievo, per cui abbiamo una sorta di texture appunto a rilievo, passando la mano si sente, che è in aggiunta a quello che può essere l'immagine bidimensionale che andiamo a disegnare, a decorare, a realizzare sui pezzi. Questo mischiato anche appunto alle tecniche di cui parlavo prima, le tecniche della vecchia arte, delle belle arti, che sono appunto doratura, foglie rame, foglie metalliche di vario genere, diciamo che dà un tocco in più a quelle che sono le mie realizzazioni. L'aerografia non è semplicemente il bel disegno, può essere tantissime cose, può essere un concetto grafico, può essere un concetto di bella arte appunto, ripresa dal passato, può essere qualcosa di mischiato, può essere qualcosa di innovativo. Per cui dipende sempre da quello che è quello che il cliente vuole realizzare. La personalizzazione deve essere proprio diciamo caratterizzante della persona che lo possiede. Appassionato di pesca e di Giappone, si riprende un disegno che è la classica carpa koi giapponese, un fondale che riprende quello che è il fondo marino, quindi colori comunque sulla gamma dei blu e degli azzurri, onde, e si può diciamo esprimere il concetto in maniera più grafica, più realistica, più personalizzata a seconda poi di quella che è anche la moto del cliente. Con quello che è il cliente, per cui noi abbiamo solo l'ultima parte finale, che è quella di applicare la decorazione che viene richiesta. L'idea, diciamo, la richiesta di questo serbatoio, di questa moto, di questa livrea nello specifico, era quella di una verniciatura molto molto classica, quindi un verde inglese metallizzato, filetti in foglia oro, che sono le classiche righe, bordature, diciamo, che corrono attorno a quello che è il serbatoio, e un logo che si rifà a un logo molto famoso, modificato però a seconda di quelle che sono le iniziali del ragazzo che ha richiesto il lavoro. Questo è un progetto che abbiamo fatto in collaborazione io e altre due ragazze aerografiste. Abbiamo deciso che le fiere più grandi e gli eventi, quelli un pochino più importanti, di collaborare insieme, cercare quindi di fare anche un po' di show, quindi di aerografare lì al momento davanti alle persone qualcosa a più mani. Questo è un cofano di una macchina, è stato invecchiato appositamente, quindi l'effetto rugginoso è stato fatto apposta per poi creare questo disegno in stile retro, diciamo, quindi effetto militare. E può essere tranquillamente appeso più che utilizzato su una macchina, direi. La personalizzazione si può ovviamente applicare anche ad altre cose, se sono soltanto i caschi, non soltanto le moto. Si possono personalizzare complementi d'arredo come tavoli, sedie,
tavolini, cucine, qualsiasi cosa insomma possa essere decorato, è possibile modificarlo al nostro gusto e piacimento. Grazie e a tutti gli amici di Bike Rider, personalizzatevi! Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Modena Fiere, Modena Motor Gallery. Il 10 e l'11 maggio, Modena Motor Gallery. Nella capitale dei motori, la più grande mostra scambio di auto, moto d'epoca e ricambistica italiana. La seconda edizione, 10-11 maggio presso la Fiera di Modena, è una mostra mercato con delle esposizioni straordinarie. Abbiamo pensato di rivolgerci non solo a coloro che sono esperti, iper appassionati, grandi cultori dell'auto e della moto storica, abbiamo pensato anche alla famiglia. E quindi è veramente un'occasione per visitare il meglio della produzione italiana nella motoristica storica, per vedere tanti oggetti, memorabilia, opere d'arte, accessori, ricambistica, però sempre ed esclusivamente in tema motori italiani. Evento per le persone esperte, per i grandi cultori del motorismo d'epoca, ma anche per la famiglia, per le signore, per i bambini che possono tranquillamente visitare i quattro padiglioni e l'area esterna. Una mostra straordinaria delle auto Spider dagli anni del dopoguerra fino agli anni 80, una mostra altrettanto importante, unica, mai fatta finora, con le 5 Gran Turismo prodotti in questo territorio che formano una corona a Margherita straordinaria. E poi una mostra sulla storia della meccanica della Maserati curata da Matteo Panini e ancora delle chicche tipo un aereo, un vero e proprio aereo della Prima Guerra Mondiale col simulatore proveniente dal Museo Caproni di Trento che fa parte del Museo Dusa. In galleria, appena entrati, si potranno ammirare le biciclette che volano, ma anche le biciclette vicino a voi, biciclette storiche. E dopo, una carrellata delle più importanti marche di moto prodotte in Italia. Ma non solo, nella galleria e anche negli altri padiglioni si potranno assaggiare i prodotti tipici di Modena, le tigelle, assaggiare l'aceto balsamico tradizionale, i nostri lambruschi. Facile da raggiungere, uscita autostrada Modena Nord, facile da parcheggiare, un parcheggio enorme che vi permette di accedere in 3 secondi all'interno dei padiglioni. Stiamo parlando del 10-11 maggio 2014. Chemistry, oh, why? Remember the first night.
carry on and on until the light all down. From the very start, we stole my heart. I knew right then we will never part. Oh, why? Remember that first night. Was flowing, and so I let myself go. And when the night was over, we put the lock around the room. Remember, darling, chairs on the table, and only me and you. Firmare carte dietro due righe, coccodrilli pronti alle gambe.